e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Udite, udite, uccelli e uccellini, cittadini. Poi c'è della musica. Qui è Radio Movimento Molte Stelle, Radio Stellare. Siamo alla puntata numero 1. L'ascolto di questa radio predispone alla indulgenza plenaria per l'aumento delle stelle, di chi ne ha 2, 3, 4, anche quelli di che ne hanno 5. Nel mezzo di un pomeriggio di primavera mi ritrovai alla Università degli Anziani. L'argomentazione fu di pipistrelli, cince allegre, cinciarelle e rondoni. Una casa a lor donare, disse l'argomentatore. Con gli anziani della università vi erano giovani sfaccendati che per trascorrere la loro gioventù in non inutil modo si prestano gratuitamente nel soldo e nel tempo a creare l'immobiliare dell'uccello. Migliaia di casette in legno e a schiera, gratuite e senza affitto o locazione, ai divoratori di moschini, insetti, zanzare, sarebbe il loro scopo. Si nutrono di insetti ma non disprezzano semi, bacche o frutta. In inverno, siccome hanno necessità di assimilare proteine che trovano con difficoltà, gradiscono moltissimo le briciole di formaggio. L'argomento del giorno, la cincia allegra. Ma aspettate, alla fine della descrizione della cincia allegra ci sono delle cose interessanti, ascoltate la fine della puntata. La cincia allegra. La cincia allegra è la più grande tra le specie dei paridi presenti in Italia. Le cince paride sono una famiglia di uccelli di piccole dimensioni, insettivori, che nidificano per lo più negli incavi degli alberi. La famiglia comprende circa 60 specie di passeriformi e sono diffusi nell'area paleartica e neartica in Africa. La maggior parte appartiene al genere Parus. Loro sono i paridi, noi siamo gli ominidi. Una striscia nera con riflessi bluastri attraversa il petto, in continuità con il nero del capo e del collo. La identificano in modo caratteristico. Presenta, caso singolare tra i paridi, un apprezzabile dimorfismo sessuale, che non so cosa sia. Il maschio ha la striscia sul petto più lunga e più larga e la colorazione del capo più intensa e lucente rispetto alla femmina. L'areale di riproduzione, cioè l'area dove si riproducono, comprende vaste zone del paleartico occidentale. E cos'è paleartico? E sarebbe una ecozona o regione che si chiama ecozona paleartica o regione paleartica o paleartico, è una delle 7 ecozone che dividono la superficie terrestre. Tra queste è quella di maggiore estensione. Il paleartico include l'Europa e l'Asia, a nord dell'Himalaya, l'Africa settentrionale e la zona nord e centrale della penisola arabica. Questa
denominazione si impiega ampiamente in ecologia, in botanica, in zoologia e biografia. In questa regione sono presenti la tundra, la taiga, la foresta decidua temperata, gli ecosistemi mediterranei, la prateria temperata e il deserto temperato. E poi finiamo anche nel Nord Africa, dove, pur essendo normalmente una specie di basse altitudini, si riproduce anche a 1850 metri. Stiamo sempre parlando delle cince allegre. È una specie stanziante, ma alcune popolazioni possono compiere spostamenti verso zone riproduttive a più elevata altitudine o nelle zone settentrionali dell'areale, piccole migrazioni verso sud e ovest. La cincia allegra, al contrario della cinciarella, si nutre principalmente sui rami bassi e a terra. Si ciba principalmente di insetti, importanti sono i bruchi di lepidotteri durante la stagione riproduttiva, di ragni, semi e frutta. Sono state anche osservate delle cince allegre nell'atto di nutrirsi di nettare e di altre e usare aghi di pino per estrarre larve dalle fessure del legno. Famoso è il caso di alcune popolazioni inglesi che impararono a cibarsi della panna condensata sotto i tappi delle bottiglie di latte. Questo comportamento, forse comparso indipendentemente in varie popolazioni, si espanse per imitazione. La cincia allegra non è attratta dai boschi di conifere e colonizza principalmente nei boschi misti non troppo chiusi, ma anche parchi cittadini e vari altri ambienti, purché siano presenti cavità adatte alla nidificazione. La femmina, infatti, costruisce il nido in cavità preesistenti, utilizzando il muschio per costruire una coppa principale arricchita, poi da foglie, fili d'erba, peli, lana e piume, meno usate rispetto della cinciarella. Occupano con facilità le cassette nido. Più che in altri paridi, la deposizione delle uova può iniziare prima della fine della costruzione del nido. In media, la deposizione inizia tra aprile e maggio. In Italia centrale è stata riscontrata una settimana circa di ritardo rispetto alla cinciarella. L'inizio della deposizione è influenzato da vari fattori, quali la temperatura, l'habitat e la disponibilità di cibo, bruchi. La cincia allegra depone in media dalle 6 alle 12 uova. Nei paesi nordici le covate sono più grandi, rilevando una correlazione tra la dimensione della covata e la latitudine. Solo la femmina cova le uova, alimentata durante tutto questo periodo dal maschio. I pulcini della cincia allegra nascono con gli occhi chiusi, privi di piume, incapaci di nutrirsi e termoregolarsi. La femmina provvede a riscaldarli e, insieme al maschio, a nutrirli. Una coppia di cince allegre può compiere più di 6-10 visite all'ora al nido per nutrire i piccoli. Dopo 20 giorni i nidiacei si involano tutti insieme e continuano a ricevere cibo dai genitori ancora per qualche giorno. Questo testo è di Fabrizio Petrassi. Ovvero l'arte dell'ascolto. Capitolo 154. Test ornitologico. Ascoltare è una delle cose più difficili del mondo. Colonna sonora dell'Alfama. Attività pratica.
Per questa attività vi consigliamo di scegliere un luogo un po' isolato, lontano dai rumori della gente, e ascoltare i canti degli uccelli presenti in zona. Dopo 4 o 5 minuti di ascolto, sarai in grado di dire quante specie differenti sono presenti attorno a te? Attenzione! Ogni specie ha modi diversi di comunicare, in relazione al messaggio che intende emanare: territorio, presenza, minaccia, corteggiamento. Si deve quindi ascoltare con molta attenzione e calcolare comunque un margine di errore possibile. Il risultato che si ottiene è di tipo quantitativo e non qualitativo. Avete dimenticato come ascoltare la natura. Non esiste solo il canto dei motori, ma anche quello della natura. Ascoltate questi insegnamenti. L'Indice di Ada, capitolo 154. Sei in grado di dire quante specie di uccelli sono presenti intorno a te? Da un cartello trovato da Ada al Parco della Valle della Motta, fra Novazzano e Genestrerio. Canti di uccelli nel bosco durante il mese di maggio, sovrapposti da Ada a un frammento da Oiseau Exotique di Olivier Messiaen, con Yvon Loriot al pianoforte e l'ensemble Intercontemporain diretti da Pierre Boulez. Bach lo suonò ancora adesso con una mano sola. Ascoltare è una delle cose più difficili del mondo. Non si tratta solo di starsene lì davanti a qualcuno che parla. Ascoltare significa essere capaci di dimenticarsi delle proprie convinzioni, almeno per un momento. Smettere di giudicare o criticare e cercare prima di tutto di capire quello che l'altro vuole dire. È difficile ascoltare quando qualcuno dice delle cose che non vuoi sentire. Però non c'è altro modo per vivere insieme decentemente. Se non ascolti quello che ti dice la tua ragazza o il tuo ragazzo, avete poche probabilità di continuare a stare insieme. Se non vi ascoltate tra compagni, avete poche probabilità di risolvere i problemi che vi si presentano. Vai! Vai! Francesco! Francesco! Aiuto! Le prossime puntate parleranno sempre di uccelli e delle loro case. Alla prossima.